automatico, questa volta è buona, finalmente. Troppo pole con la strada facile, quindi scende, va quasi in testa, forse sì, forse no, ma Matteo la lascia all'esterno, poi il Pazzetti va in seconda posizione, troppo pole, Pazzetti, Valcerbia, mentre Palazza e Foster hanno già completato e compiuto il loro jubileo. E quindi adesso si può viaggiare in modo discreto. Oh, finalmente vedo anch'io adesso la quarta telecamera. Sto zitto perché si è fermata. Quindi... dicevamo che questo ragazzo, Ter Scatopone, 15 anni, prima volta che careggia con una vettura a ruote coperte, perché non gli fa le gare di karting e fare molto grande talento da conjunto di vista, però ha deciso anche di andare a vedere cosa succede con le macchine da corsa. E mi sembra che dal primo accesso ieri, me lo ricordo, nel primo giro di ruota ho seguito con attenzione, si è ritrovato che nella zona dove sono adesso Marsesia e Martelli e gli altri piloti era leggermente umido, è uscito subito perché doveva prenderci la mano, poveretto, e non è che ci si siede di sopra e si va come dei passi, soprattutto se ma decisamente già il Joker Lab ha vinto questa volta, la porta a casa e tutto sommato adesso ha fatto il Joker Lab. Non ho preso una cantonata, è che in effetti quando hai la punizione per la partenza anticipata ti spari il secondo Joker Lab. L'avevo confusa con l'autocross, invece ti danno i 5 secondi automatici. Scottopone! E questa volta è buona, la sua seconda posizione è reale. Valcerbia in terza, Palazza in quarta, Foster in quinta. Il ragazzino della Repubblica Ceca pare che incominci a capirci parecchio su questa vettura. E se la porta a casa questa hit, è bravo, Crashing Palazza e Giovanella. Cerri all'interno, Luca di traverso, Terry Crashing mantiene la seconda. Ah, è stato messo proprio. Cerri ha avuto la situazione peggiore perché ha girato in terzo, ma non è riuscito a girare perché c'era poco spazio. Ha cercato di passare Krajcik, Krajcik vomitando e toccando anche Ruga, ha fatto sì che alla fine la situazione sia Ruga, Krajcik, Cerri, poi Palazza e Giovanella. Ma Palazza e Giovanella hanno già fatto il Joker Lab, penso di sì, credo. Sì, va bene, vedo che... guardo la postazione 2 che mi fanno un cenno col braccio, spero che non sia con il dito medio tirato su, quindi dovrebbe voler dire quello. Allora, eccoli qua, i primi tre, sono tutti lì, occhio, battaglia tosta, Costigna, Ruga, Crashi, Cerri, Palazza, Giovanella, tutti in esattamente 4 secondi, dal primo all'ultimo 4 secondi, quindi tutti sul pezzo, Cerri lì che scalpita, vorrebbe mangiarsi il giovane cieco che gli sta davanti e invece deve mordere il freno.
mentre vorrebbe forte gli paraurti, quello posteriore, dire gente, mannaggia, ti faccio vedere come si può andare. Intanto Ruga do Brasil, eccolo fuori, Ruga do Brasil. Cari brutalmente, che brutalmente, vediamo l'entrata, l'uscita, l'entrata e l'uscita, l'uscita, l'entrata, Cerri riesce a stare davanti a Giovannella, Madonna, Marco Valla. E quindi, altro tratto di gara in serietà per lo Stefano Cerri, per il campione italiano. C'è stata una toccata subito all'inizio, infatti vediamo che a Cerri manca una parte dell'anteriore sinistra. A livello di carrozzeria, quindi adesso cercheremo tutti i modi di venirne a casa, tutto. Ruga l'ultimo giro, cresce che l'ultimo giro, ammazza, Ruga, tranquillo, no, non così cresce che si ritrova davanti, Baratta, e Cerri di nuovo lì a mordere il freno e a rimordere il paraurti posteriore di Krajicek. Wow! Quanti corsi e ricorsi, 47,8 miglio il tempo di Ruga, andiamo a vedere il tempo, globale. Oh, si sono inchiodati, no! Ruga ieri aveva sparato un 3,23, forse siamo lì, o forse un po' meglio. Intanto un palazzo scatenato è andato a prendersi, vediamo il tempo globale, 3,24. Valassa, Pazzelli, Giovannella e Marco Valsesia, va davanti Ciccio, Valassa Martino, con la sua meta blu, macchina storica, ci ha calcato tante gare qua a Maggiore, ha già fatto gioco. Davanti Giovannella che ha fatto nelle ultime apparizioni è sempre stato in crescendo, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa lì al top. Manca ancora purtroppo Carretti che ieri aveva dominato la sua hit con il miglior tempo assoluto. Ha già saltato la I2, vediamo se per caso lo recuperiamo in qualche modo, ma tanto qua nell'ordine Giovannelli, Battelli, Giovannella, Battelli, Valsesia, Richard Foster, austriaco, che corre nella categoria SSC, meno inferiore ai 1006, perché nel campionato CES esistono anche le categorie Super Touring Car, sotto i 1006 e Super Touring Car sopra i 1006 di cilindrata. Lui appartiene a quella sotto e ovviamente per non farlo correre da solo e guardare nel frattempo il panorama o se c'è sulle nubi nel cielo, è stato aggregato chiaramente ai Super 1006. Pazzelli va nella parte valdeglia, Joker Lab che rimane poi sotto, Giovannella, vergine di Joker Lab che dovrà cercare di portare il suo margine di vantaggio, quindi sbaglia leggermente l'entrata alla 4 ma si riprende benissimo, deve cercare di avere un margine intorno almeno ai 4 secondi e mezzo per essere assolutamente sicuro di portare a casa la vittoria. Giovannella adesso inizia l'ultimo tiro come tutti gli altri e quindi deve andare a giocare, cosa che fa i primi tempi non si faceva importante, se lo dimenticavano. Pazzelli in seconda, ma il margine era di 7 secondi a mezzo. Giovannella che ha anche ottenuto il miglior tempo sul giro in 48.564, al giro precedente l'ultimo passaggio l'ha fatto in 48.574, quindi 10 millesimi più lento del giro precedente, quindi diciamo un piccolo orologio, un orologino da tasca Giovannella.
niente da dire, ha lasciato lì un bel solco, un bel buchino. E adesso ci apprestiamo a vedere la chiusura con poi una seconda manche tutta da vivere, perché dai tempi contenuti ieri oggi c'è da vedere, ma intanto c'è da festeggiare per quel che lo riguarda. Scocciottone in bianco-blu, Cerro tutto di qua a destra, va a chiudere il Cerro in cerca, passa in cerca, si rimette Krejcik e Cerro in stavolta. Due stranieri, 17 anni davanti e 15 anni dietro, vale a dire Krejcik e Scocciottone, hanno già fatto il giocherlet, adesso andranno a caccia, andranno, spareranno tutto quello che possono sparare, anche se Krejcik ha il muso anteriore con un po' di problemini. Vediamo che c'è la bandiera nera e bianca esposta per Cerri, per il numero 101, perché abbiamo visto che ha chiuso verso l'interno, ma era già imbruttito da quello che gli era successo prima. Adesso vediamo Cerri che va all'attacco di Ruga, non può passare perché spesso va a chiudere, ma ne approfitta, parte la massa, perché adesso sono i due stranissimi segni, mi sto vedendo davanti e li afferma giusto giusto. Palazza in terza posizione, il terzo, il quarto e il quinto, ricordiamolo, già il Joker Lab e Sao Brito. Ora vedere se Cerri vuole farsi due giri attaccato a Ruga e magari non riuscire a passarlo, oppure attenzione intanto a Krejcik con Palazza, i due all'attacco del secondo salto. Mamma mia, cosa è riuscito a fare Palazza! Tanta roba, perché l'ho visto di traverso forse sul secondo salto, intanto qua davanti c'è il suo esterno, vediamo se si butta e va direttamente quello che immaginavamo. Cerri riesce ancora in seconda posizione, quindi al momento è tutto nelle mani di Simano Ruga, perché Ruga dovrà adesso, quando arriverà sul traguardo, inizierà l'ultimo giro e dovrà fare il Joker. Non è che può fare, non deve fare il Joker Lab. E se Cerri e Palazza riescono ad avvicinarlo, potrebbe essere un'uscita dal Joker Lab, che a noi piace da pazzi, perché è una cosettina che ti mette quel peso in più nella gara. Eccoli qua, andiamo a vedere il distacco intanto, in tempi. Siamo in 2:40, quindi e intanto Marco Palazza arriva proprio alle spalle il Ruga Mauroseo e gli rimane lì incollato, cercando di andare a portare via quella posizione. Questa volta Cerri è partito cattivissimo, anche con tanto di ammonizione, perché sul rettilineo l'abbiamo visto che ha spinto verso l'interno Krejcik, facendogli anche, rovinandogli anche minimamente minimamente l'anteriore, insomma. Abbiamo visto che andava come andava, ma questa volta Cerri non ne poteva più per quello che era successo con l'altro di Mante. Vado Cerri! Tac! Andata! Giovanella sulla sinistra, poi vicino a lui Battelli, Valsesia, Matteo Palazza, che va insieme a Richard Fox. Immediato, bisogna dire qualche parola ogni tanto in inglese, visto che è una gara internazionale in piccola parte, sì. Anche gli stranieri capiscono qualcosa, sentono solo dei nomi e delle voci, poi se gli dici immediati dicono ah, però niente meno. Quindi davanti Giovanella, Battelli e Marco Valsesia, gli ultimi due un po' più attaccati, ma già col Joker Lab in tasca, lascialo lì, dai, tranquillo, al calduccio, Giovanella, Valsesia va, vediamo se
che si passeggia, la posizione è un po' contenuto, quindi molto probabilmente, anzi sicuramente passeggia, è terzo a tutti gli effetti. Ovviamente terzo a tutti gli effetti. Joe Manella, che poi è tutto attaccato, non è che si chiama Joe, poi staccato Manella. Joe Manella, con battenti alle sue spalle, sta già prendendo un po' di margine quello che ha fatto di interessante già nella giornata di ieri. Stamattina avevamo visto un pelino meno in parte. Eccolo qua. Battelli va al Joker. Battelli l'ha già fatto, ma non riesce a prendermi Battelli. E adesso il margine dovrebbe essere tranquillo per Giovanella. Ultimo giro, lo va ad iniziare tra breve, ancora 3 di curve, eccolo qui, all'ultima, Giovanella con un buon margine numero 155, a un solo margine. Di ben 7 secondi e 8, quindi no problem per Giovanella. Da ammirare lo spirito di Richard Foster, che abbiamo visto alla sessione autografi, e mi dicevano che è partito dall'Austria con una piccola macchina, con dietro attaccato un carrello, e sopra quella macchina lì, giù, via, dall'Austria, e così ha fatto per tutto. Ah, si è girato, vinci due, si è girato. Vero spirito. Giovanella, attenzione a Battelli e a Malevalassa, poi è Kreisel. Ecco qua cosa succede. Da solo, questa volta Krajcic numero 136 ne ha fatta di tutti i colori, adesso sta anche attaccando brutalmente il buon Marco Valassa, che però non mi sembra proprio la persona più adatta per essere malmenata o che si lasci. Avvertimento per il numero 136. La bandiera nera. Questa è una bandiera nera. Per significare alla prossima che fai? Quindi la strada dei box e te ne vai. Intanto. Ha già fatto un po' di rompe e si ha ridotto gli altri due, quindi potrebbe anche esserci una grossa sorpresa che il quindicenne riesca a fare. Ciò che i piloti più esperti, perlomeno qualcuno davanti a lui, non sono riusciti a fare, perché Cottopol con il numero 103 a 15 anni. L'abbiamo segnalato che bandiera nera e bianca, avvertimento a Krejcic. Intanto Valassa resiste, siamo all'ultima giornata, votazione a Cottopol. Sta in testa questa quarta hit, così è infatti Cottopol. Vada avanti il quindicenne che di manche in manche dal primo giro in cui si è girato nel warm up senza mai aver guidato un'avventura di rallycross, mai aver partecipato ad una gara, arrivato dal kart direttamente in Dan, fa subito capire che di manche in manche si va a migliorare. Adesso inizierà l'ultimo giro ancora. We
a tentare il possibile e l'impossibile, ma ancora serve. Penso che non diciamolo sinceramente, un weekend non più fortunati per Cerri. Gara anche piuttosto nervosa, cosa che normalmente non mi sembra di aver visto troppe volte dallo Stefano. Ci abbiamo anche riso su un attimo nella pausa pranzo, andando a trovarlo nel box. Va, la macchina adesso va, anche se è tutta rattacciata con le botte che ho preso. Ma andiamo a vedere, intanto che si sottopone alla sua prima apparizione, dice già una e Matteo Lassa. Andiamo a vedere che qui c'è stato un po' di accrediti, per così dire, con il giovane Crepis. Spaccato e fisico, Silvano Ruga a mettersi lì a tenere a bada il ragazzino e a cercare di portare a casa un qualcosa di normale. Quindi Cerri, Ruga, Krajcic, poi abbiamo Palazza e Castelli. Primo passaggio Cerri, Ruga, Krajcic e poi dietro Palazzo e Mattelli, un po' già un pochino più staccati. Ritorna un po' di sole. Notevole quando riesce ad essere davanti. Chiaro che quando si ritrova come tanti altri a dover battagliare e a farsi l'alto coi comiti, ma dove può, prego. Allora, Cerri, Ruga, Krajcic, Cerri continua minimamente ad allungare. Avevamo un secondo zero, un secondo e tre, il vantaggio di Cerri su Ruga e Krajcic. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa. Krajcic dice, pensa che io mi torna in faccio, mi vado a fare il Joker prima, poi quando lo faranno loro, magari con finta libera, sono riuscito ad andare più forte. La tattica del Joker Lan chiaramente paga quando uno con pista libera riesce poi ad aumentare il ritmo e nel periodo in cui è da solo ad imporre il proprio ritmo e ad arrivare decisamente più vicino a chi il Joker Lan lo deve ancora fare. Cerri! Vediamo se paga, se riesce a uscire davanti a Krajcic, deve spingere più mano di profilo, vai dentro quello gioco, ma più di lì, più di lì, più di lì, al millimetro, mamma mia che flemma, che tranquillità, devastante Ruga. Due secondi al passaggio e sei su Krajcic, adesso chiaramente più vicini perché Ruga è andato al Joker e ha equilibrato quello fatto da Krajcic precedentemente. Cerri è il penultimo tiro. Qua adesso ci sarà da battagliare per il nostro Silvano Ruga perché il giovane Krajcic vuole già imporsi nonostante i suoi 17 anni. Mattelli in quarta, già che poi andiamo essendo in semifinale, ultima tornata, Ruga lo tiene lì e Cerri adesso va al Joker Lab quando arriverà sul traguardo. Chiude tutte le porte per adesso Ruga, vediamo se ci riesce fino alla fine. Stefano Cerri, Joker Lab! Assolutamente sì! Occhio al
cercherà tutte per tentare di passare. Il quale però tiene botta, si mette lì, chiuderà qui sicuramente all'interno andando più piano. No! Oh! Quanto abbiamo fatto? 5-4 era il vantaggio, quindi Sagan non ha avuto il minimo problema. E questa volta è lo Stefano Cerri che avevamo visto ultimamente. Stefano Cerri davanti a Silvano Ruga e al giovanino Ave Farfetta praticamente. Era già uno dei tre che avevo dato per sicuro. Ai ai ai, ai ai ai, ok, la ripresa. Ha solo la prima. C'è la finestra che figa. Mi spiace. Mamma mia, che peccato. Ci aspettavamo grandi cose, così il finale mi sa che non ci vada. E quindi forse che io alla fine ho detto che se azzeccava bene la partenza, se azzeccava bene bisogna che qualcun altro la azzecchi male. Poteva avere delle chance. Proprio morta lì, è andato bene tutto il weekend. Tac, finito. Via, a casa. Ma la bella fase. Cosa può avere nel 15 con la giovanella? Alle sue spalle, in certa posizione. Marco Valencia, che ha detto Marco Valencia. Il gioco, tranquillamente. È arrivato lunghissimo. Non è molto difficile capire chi andrà in finale, visto che vanno i primi tre, visto che si è anche fermato Richard Foster, l'austriaco. Quindi, a sto punto, con 2-3, provo a fare di tutto, secondo me, vanno in finale, sotto Paul, Giovanella e Valsesia. La butto lì, Andiamo almeno a vedere se il giovane pilota della Repubblica Ceca riesce anche ad anellare dei giri ad un buon livello, ma penso che una volta che avrà visto che il suo margine è tale da non creargli problemi spastiglio e tant'altro. Alzerà poi anche magari il piede perché c'è poi una finale e nella finale può dire anche lui la sua. Intanto è già giocato abbastanza purtroppo Giovanella, ha un valore fenomeno, prova in questi due giorni, migliore ancora sotto Paul con 47.330. Siamo a due terzi di hit, anzi di semifinale. Quando arriverà sul traguardo Scotto Pole vedrà gli ultimi due giri. Deve ancora fare ovviamente il Joker Lab, l'unico che l'ha fatto fino adesso mi pare sia stato soltanto Marco Valsesia. Scotto Pole è già di andare. Rimane ancora lì, prova a avvicinarsi un po' di più in quanto il distacco era di 5 secondi e 1, ancora migliorato il giro, continua a limare un paio di decimi ogni tornata il giovanissimo quindicenne della Repubblica Ceca. Adesso sarà costretto Giovanella a fare il Joker Lab perché davanti Scotto Pole l'ha già fatto in fondo il Marco Valsesia, pure lui, e quindi diciamo che
che non è stata proprio piena di sussulti. L'unica cosa che veramente ha cambiato le carte in tavola è stata la finta partenza di Marco Valsti, Marco Palazza, che ai lui e ai noi non ha fatto battaglia, avrebbe potuto sicuramente giocarsela, oltre che per andare in finale, ma anche per vincerla questa semifinale, probabilmente se la poteva giocare alla grande. Comunque onore al merito a chi è rimasto in pista e soprattutto a questo ragazzino che magari ci farà vedere grandi cose anche nei prossimi. Vai con il verde, vediamo che Cerri riparte bene, ma anche Sottopole, anche buono, buono Stefano, dai 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 dai, Cerri, Sottopole, poi ne ha colpito subito, per andare a farsi il giocherlato e quindi poi andare in caccia di tutti i quattro che ha davanti. Manca Valsese da questo finale, ecco, l'abbiamo visto adesso uscire, ha fatto praticamente 5 metri e mezzo, poi ha abbandonato. Cerri, Sottopole, Ruga, Giovanella e Krajcik, inseguiti da no! E ne abbiamo persi due nel giro di no, dai, mannaggia, però il drone che li inseguiva è come nella moda. Cerri, Sottopole, Ruga, Vasalla, Giocarlato e lascia via libera Krajcik, che a questo punto si ritroverà con pista libera davanti per andare a caccia di Sottopole e Cerri. Sottopole ci crede, rimane lì incollato al paraurti posteriore di Stefano Cerri, vuole tentare in tutti i momenti, se troverà un varco per entrare qua, non si può superare prima del salto, da dopo il salto sì, per il semplice motivo che c'è ferma la vettura di Giovanelli con Giovanella, scusate, con la bandiera gialla che sventola 30 metri prima. Cerri! Attenzione, attenzione Krajcik, Sottopole adesso va, riesce a stare davanti a Krajcik, fantastico ragazzino, non che l'altro sia anziano, ma tra i due, uno di 15 e uno di 17, adesso abbiamo visto che Krajcik ha già dato una bella sportellata, insiste, ha spinto, oh, ce l'ho fatto, finché troverà il parco per poter entrare, lì non può superare perché c'è una bandiera gialla esposta, quindi forte. ai e sto facendo un po' più di percorso questo 17enne oggi. Vai Stefano, davanti Cerri non ha questo tipo di impedimento, Sottopole chiaramente e Sottopole visto che l'altro l'ha spinto prima, vabbè adesso mi sembra un po' troppo adesso, dai, dato che il ragazzino quando c'è stato l'incidente di Cerri, pare che abbia detto in direzione gara, ma questo è il rally cross, a sto punto probabilmente gli ha fatto capire che anche questo è il rally cross. Mamma mia come è arrivato cattivo! Mi pare particolarmente imbufalito, fa grosso contratto con la pacatezza di Stefano Ruga, già prima ha spinto il massimo per passare Ruga ma non c'è riuscito, vediamo se Ruga questa volta riesce ancora a tenerselo dietro, intanto inizia l'ultima tornata, a questo punto Stefano Cerri con un grandissimo margine riesce ad andare a farsi il giocatore. Sottopole, Ruga,
momento, ma per il momento siamo nell'ultimo mezzo giro. Ascio, cavo largo. No, veramente, niente da fare, è così. Vabbè, bandiera allora, gialla. Non può essere nessuno e va a portarla a casa.